io credo che la storia della città di Genova e quindi anche del Genoa è legato alla navigazione, al mare, e quindi sono contenta che il Museo del Mare, che è il più grande museo marittimo del Mar Mediterraneo, quindi comunque una grossa realtà ormai affermata a livello anche internazionale, venga scelto per raccontare. Credo che siano tantissimi i legami tra il MUMA, l'istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, quindi il Galata, la Commenda di Pre con il Nuovo MEI e la Lanterna. Sono tutti dei simboli dei tanti genovesi che anche da Genova sono andati via. Penso al Boca Junior, quindi a Buenos Aires, i genovesi che sono andati, dove la tifoseria genuana era molto presente. E quindi il fatto che comunque il Museo del Genoa, che è qua vicino, sia comunque anche in un ambito marittimo, perché vicino al Porto Antico, io credo che sia assolutamente naturale questa connessione con il nostro. Cioè, vedo tantissimi legami tra la Fondazione Genoa, il Museo del Genoa e i Musei del Mare e delle Migrazioni. Dalle tante storie degli italiani che sono andati via e che comunque si sono portati sicuramente un pezzo di Genova e del Genoa, perché i club genuani in giro per il mondo sono veramente tanti. Io credo in un percorso culturale che comunque non solo i genovesi, ma anche chi viene a Genova possa avere un'offerta di approfondimento di vari temi: navigazioni, migrazioni, il mare stesso e ovviamente il Genoa. Questo perché secondo me è proprio la storia dell'umanità. Io mi permetto di dire, è comunque il club più antico, è stato fondato da degli inglesi, quindi il fatto che comunque abbia già alla sua nascita avuto una visione internazionale, beh, questo sicuramente ha creato tantissima attrattività. Ovviamente non è visitato solo dai genuani, ma dai genovesi, dagli italiani e ovviamente anche dai turisti.